Maria che scioglie i nodi. I nodi delle nostre vite sono tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non sappiamo come risolvere. I nodi dei litigi familiari, dell'incomprensione tra i genitori e i figli, della mancanza di rispetto, della violenza, i nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia, nodi dell'angoscia, i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i nodi dello scioglimento delle famiglie, il dolore provocato da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si è allontanato da Dio. I nodi dell'alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo. I nodi delle ferite causate agli altri. I nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente. I nodi del sentimento di colpa, dell'aborto, delle malattie incurabili, della depressione, della disoccupazione, delle paure, della solitudine. Nodi dell'incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite. La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi perché le offriamo questi nodi e lei li scioglierà uno dopo l'altro. Vergine Maria, madre che non hai mai abbandonato un figliuolo che grida aiuto, madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo dei nodi che soffocano la mia vita. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre mia amata, Santa Maria, che sciogli i nodi che opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo nodo e ogni conseguenza negativa che essa provoca alla mia vita. Ti do questo nodo che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce di unirmi a te e al tuo figlio Gesù Salvatore. Ricorro a te, Maria, che sciogli i nodi, perché ho fiducia in te e so che non hai mai disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi, perché sei mia madre. So che lo farai perché mi ami con amore eterno. Grazie, madre mia amata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che scioglie i nodi, prega per noi. Maria, Madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi riconosco peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi mi rivolgo a te, Maria che sciogli i nodi, affinché tu domandi per me a tuo figlio Gesù
la purezza di cuore, il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio amore per te. Ripongo questo nodo nelle tue mani perché mi impedisce di vedere la gloria di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Madre mediatrice, Regina del Cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo nodo della mia vita e tutto il rancore che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che, consapevolmente o inconsapevolmente, ha provocato questo nodo. Grazie a questa decisione tu potrai scioglierlo. Madre mia amata, davanti a te e in nome di tuo figlio Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto offeso e a chi ha saputo perdonare, perdono ora queste persone e anche me stesso per sempre. Maria che sciogli i nodi, ti ringrazio perché sciogli nel mio cuore il nodo del rancore e il nodo che oggi ti presento. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle tue mani questo nodo. Mi impedisce di essere felice, di vivere in pace. La mia anima è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il mio Signore e di servirlo. Sciogli questo nodo della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paralizzata che inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia amata, perché sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli amici. Cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in ogni momento, perché ho fiducia in te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Madre che sciogli i nodi, generosa e piena di compassione, mi volgo verso di te per rimettere una volta di più questo nodo nelle tue mani. Ti chiedo la saggezza di Dio perché io riesca, alla luce dello Spirito Santo, a sciogliere questo cumulo di difficoltà. Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario, le tue parole sono così piene di dolcezza che si vede in te lo Spirito Santo. Liberami dall'amarezza, dalla collera e dall'odio che questo nodo mi ha causato. Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la tua saggezza. Insegnami a meditare nel silenzio del mio cuore. E così, come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù perché riceva nella mia vita lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio venga su di me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Regina di misericordia, ti do questo nodo della mia vita e ti chiedo di darmi un cuore che sappia essere paziente finché tu sciolga questo nodo. Insegnami ad ascoltare la parola del tuo figlio, a confessarmi, a comunicarmi. Perciò resta con me, Maria. Prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la grazia che tu mi stai ottenendo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Madre purissima, mi rivolgo a te. Ti supplico di sciogliere questo nodo della mia vita e di liberarmi dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico Signore. O Maria che sciogli i nodi, schiaccia la testa del demonio, distruggi le trappole provocate da questi nodi della mia vita. Grazie, Madre, tanto amata e tanto venerata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo figliuolo, e sciogli i nodi della mia vita. Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta. Portami Gesù, portami lo Spirito Santo, insegnami il coraggio, la gioia, l'umiltà e come Elisabetta rendimi pieno di Spirito Santo. Voglio che tu sia mia madre, la mia regina e la mia amica. Ti do il mio cuore e tutto ciò che mi appartiene, la mia casa, la mia famiglia, i miei beni esteriori e interiori. Ti appartengo per sempre. Metti in me il tuo cuore perché io possa fare tutto ciò che Gesù mi dirà di fare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Madre Santissima, nostra Avvocata, tu che sciogli i nodi, vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto questo nodo nella mia vita. Conosci il dolore che mi ha causato. Grazie, Madre mia amata, ti ringrazio perché hai sciolto i nodi della mia vita. Avvolgimi con il tuo manto di amore. Proteggimi, illuminami con la tua pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliuolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai
quanto mi paralizzano questi nodi, Maria, madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figliuoli. Ti pongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto, Madre Onnipotente. Con la tua grazia e con il tuo potere di intercessione presso il tuo figliuolo Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre, che sciogli i nodi affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, onnipotente e misericordioso, che ti sei degnato di scegliere Maria come madre del tuo figliuolo per dare soccorso al popolo cristiano, fa che ti serviamo con cuore puro e che per sua intercessione possano essere colmate tutte le difficoltà della nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.